Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, è fondamentale, amici e amiche carissime, approfondire bene, prendete il foglietto, la spettacolare prima lettura di oggi, perché è un pezzo veramente da 90 e la sua bellezza e importanza risalta ancora di più se si va a vedere bene com'era il testo originale di questa lettura, che è in ebraico. Andiamo a vedere insieme, oggi impariamo pure un po' di ebraico, va bene? Siete contenti? Ok, allora, rileggiamo versetto per versetto e lo commentiamo, oggi facciamo un'omelia di questo genere qui. Attenti bene, eh? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Parole forti, attenzione, che sono introdotte in ebraico da Ko Amar Adonai, così dice il Signore. Quindi queste sono parole che escono dalla bocca di Dio. Allora, cominciamo a vedere il primo versetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Che cos'è quel confidare? Allora, il termine ebraico è un verbo che in ebraico si chiama batach. Ma batach in ebraico è quella che si chiama una radice primitiva, che sapete che significa originariamente, tecnicamente? Ascoltate bene un piccolino: affrettarsi a trovare un rifugio. Cioè, l'immagine è questa qui: supponiamo che scoppia un temporale e tu stai per strada, che fai? Il primo riparo che trovi te fiondi, perché se no te frascichi. Dico bene o dico giusto? Fate così voi? Allora, capite che significa questo verbo? Nelle difficoltà, dov'è che ti vai subito a rifugiare? Dove ti vai ad aggrappare? Subito, la prima cosa che ti viene in mente. C'è un problema, c'è una difficoltà. Che fai? Dove chiedi aiuto? Per voi piccolini, a mamma? A papà? All'amichetto? All'amichetta? O al Signore? Il primo pensiero... Mi rifugio, aiutami tu, tirami fuori tu da questo guaio. Sono 2 anni che stiamo in un guaio grande, no? Ma voi pensate che a tanta gente gli è venuto come primo pensiero di andarsi a rifugiare nel Signore? Dite la verità, io ne conosco pochi, tanto per dirne una, no? Andarsi a rifugiare, che poi in senso figurato significa non soltanto confidare, ma sapete che è bellissimo? Vivere senza preoccupazioni. Siccome io sto al sicuro, non mi devo preoccupare. Sapete, si dice in inglese careless, senza preoccupazioni, e avere una confidenza infinita. Io sto. Allora, attenzione, cosa fa il maledetto, quindi la persona a cui non interessa di vivere sotto la mano, la Shekinah, la benedizione di Dio? Dove si va a rifugiare? Dove cerca aiuto? Nell'uomo. Papà, mamma, zio, nonna, fratello, sorella, cugino, amico, amica, politico, d'accordo? O altri personaggi rappresentativi. Diamo un pochino di agio alla nostra mente. Attenzione, chi fa questo, prosegue, pone nella carne il suo sostegno. Attenzione che carne in ebraico è basar. Oi, domenica prossima vi chiedo se vi ricordate tutti quanti queste parole ebraiche. Basar. Basar non è semplicemente la carne, capite cos'è la carne, no? A Roma la chiamano la ciccia, quella che si tocca, d'accordo? Non è semplicemente questo. Ma carne, sapete quando è che si trova questo termine? Quando dopo il peccato originale, Dio guarda l'uomo che aveva creato bellissimo, meraviglioso, pieno di lui, del suo spirito, e dice: il mio spirito non resterà sempre con l'uomo, perché egli è carne. Cioè, si è indebolito, si è degradato, è diventato un fuscello, è diventato uno che ha poca consistenza. Allora, quando una persona si fida di un uomo, è proprio uno stupido,
perché va a mettere la propria sicurezza in ciò che per antonomasia è fragile. Attenzione, pone nella carne il suo sostegno. Sostegno in ebraico è zeruach. Zeruach. Che significa anche qui zeruach? Sapete letteralmente che cos'è zeruach? È il braccio, cioè che pone nella carne il suo braccio. Capite che significa? Quando noi stiamo a cascare, che facciamo? Ci aggrappiamo a qualcosa. Se io pongo in un altro il mio braccio, vuol dire che sto a cascare, no? Avete visto? Adesso non ci siamo braccia più, però facciamo un po' lo sforzo, ritorniamo alla vita normale, no? Fino a poco tempo fa. Cioè, se io ho vicino una persona, l'abbraccio, metto, avete visto quando si cammina, si mette, si appoggia il braccio sulla spalla di un altro, in modo tale che io mi sostengo, non cado. Questo è questo termine. E dove lo poniamo noi il braccio? Punto interrogativo. Dove ci andiamo ad aggrappare? Guardate che bello questo testo. Vogliamo metterlo nella carne? Cioè, se ti aggrappi nella carne, sapete che succede? Caschi tu e casca pure lui. Si cascate in due, sicuro. Non c'è proprio nessuna speranza. Ancora, allontanando il suo cuore dal Signore. Qui non c'è niente da dire. E dal Signore, Yasur, è proprio volgere, no? Quindi mi giro dall'altra parte. Livo, il suo cuore, Lev, il cuore in ebraico. Quindi il cuore, il centro dei suoi affetti, sta lontano dal Signore. Una persona che campa così ha una vita brutta, di maledizione continua. Un tamerisco nella steppa, sapete cos'è un tamerisco? No? Un tamerisco in ebraico è cespuglio. Cioè, voi avete mai visto che è andato a piantare un albero nel deserto e cresce un albero nel deserto? L'avete studiato a scuola? No, sul deserto cresce qualche cactus o qualche pianta, ma non cresce un albero. Se tu pianti un albero nel deserto, muore, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine. Attenzione, il testo dice dove nessuno può vivere. Il testo ebraico dice velotteshev, cioè non dove nessuno può vivere, dove non si vive, dove non si campa, capito? Dove non si può campare, capite? Quando uno dice ma che razza di vita sto a fare, ecco, questa è l'immagine di una vita maledetta. Adesso andiamo a vedere il contrario. Baruch HaGeber Asher Yiptach BeAdonai. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Attenzione, il termine confidare è lo stesso di prima. Sempre Batach, quindi ormai lo sappiamo che significa, no? Che va a cercare il suo rifugio appena arriva il temporale. La prima cosa, la prima persona a cui pensa è il nostro Signore. E il Signore ancora è il suo rifugio, stessa parola, quindi va a rifugiarsi nel Signore, e il mio rifugio, dove sto al sicuro, è Lui. E lì sto tranquillo che non mi succede niente. C'è qualcuno di voi che sta tranquillo, che si riposa nel Signore, non gli succede niente, sotto nessun punto di vista, fisico, psichico, morale, spirituale, rovesci, disgrazie? Sapete che noi possiamo avere questa santa sicurezza, d'accordo? Che sembra quasi presunzione. Se io sto col Signore, a me non mi succede niente. Guardate che sta scritto qui, nel testo di oggi. Non mi succede niente. E continua, attenzione, ora c'è un altro passaggio fondamentale e poi chiudiamo, È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Abbiamo sentito queste espressioni anche nel Salmo responsoriale, bellissima. Avete mai visto gli alberi che stanno piantati vicino ai fiumi? Quanto diventano grossi? Diventano delle cose spropositate, perché stanno sempre a bere, stanno sempre a contatto con l'acqua. Sapete metaforicamente nella Bibbia l'acqua che significa, no? A contatto con la grazia. Quando diciamo l'Ave Maria, ma ricordate l'Ave Maria, no? Speriamo. Che diciamo? Ave Maria piena di? Come? Secondo voi la Madonna era un albero piantato lungo i corsi d'acqua? O no?
corsi d'acqua, le cascate del Niagara, capite? Cioè lì c'era proprio una boffata trentopalale, capito? E qualcuno secondo voi l'ha piegata mai la Madonna? L'ha mai scossa minimamente? L'ha mai fatta di buca? L'ha mai messa in agitazione o in pensiero? La Madonna stava in pensiero secondo voi? Si agitava? Si turbava? Ma quando mai? E infatti non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Attenzione, nell'anno di siccità non si dà pena, traduce, e anche qui non è così, perché il verbo ebraico è un'altra radice primitiva, da'ag. Sapete che significa? Attenti qui, così, essere ansioso. Ah, chi confida nel Signore non è ansioso. Attenzione, figurativamente vuol dire non avere paura. Pensate alla paura. Chi sta con il Signore c'ha paura? Voi c'avete paura? Io no. Io non tengo paura di niente e di nessuno, ma neanche voi dovete tenere paura se state con il Signore. Non c'è niente di cui avere paura e non c'è niente che ci impaurisce. Non avere paura, ancora, non avere preoccupazioni. Vi ricordate Gesù nel Vangelo? Perché vi preoccupate di quello che mangerete, di quello che berrete? Ve lo ricordate questa parte del Vangelo dei grandi? Ma scusate, siete ciechi? Non vedete che gli uccelli del cielo mangiano secondo voi? Mangiano gli uccellini del cielo tutti i giorni? E che lavoro fanno? Quanto guadagnano al mese? Che lavoro fanno i passerotti che cantano qua fuori la mattina? Chi lo sa? In quale fabbrica lavorano? Quanto piano al mese? Il Padre vostro celeste li alimenta. E i gigli del campo? Non filano e non tessono, dice Gesù. Salomone non vestiva bene come uno di loro, altro che i vestiti firmati, altro che l'Emporio Armani. Sono parole del Vangelo. Quando queste parole non si compiono, non è un problema da parte di Dio, è un problema da parte dell'uomo, perché non si compiono quando un uomo non confida nel Signore e non pone in Lui il suo sostegno. Capite? Quando non c'è questo, tu non vivi così, vivi come l'uomo precedente. Ma quando c'è questo, io ne conosco, sapeste quante di gente che campa di pura provvidenza, e ve li posso presentare. San Francesco, secondo voi, è morto di fame? Oh, pronto? San Francesco è morto di fame? È morto di freddo? Ha mangiato, secondo voi? Non mangiava quando voleva fare i digiuni, in continuazione, ma se no mangiava tutti i giorni. Quanti soldi c'aveva San Francesco in tasca, secondo voi? Sapete che San Francesco neanche voleva toccare i soldi. Non solo che non li voleva, lui si riteneva contaminato anche soltanto se toccava una moneta, non le voleva neanche toccare. E come fate a capire? Capite? Non c'ha l'ansia, non c'ha la pena, non c'ha la preoccupazione, perché sa che c'è chi provvede. Ci sono questi due tipi di vie. Attenzione, perché a seconda di come sta messo il nostro cuore, arrivano poi le conseguenze. Quindi, è molto diversa la vita di chi si rifugia e confida nel Signore e la vita di chi si rifugia e confida nell'uomo, in se stesso, in qualcun altro o in qualcos'altro. Questo è il grande messaggio di questa domenica. Ce lo teniamo nel cuore e ci pensiamo. Siamo lodati Gesù e Maria.